Bene, buonasera, siamo al 150esimo Mangia come scrivi, qui con il nostro Antonio Tacete. Questa sera Scrittore abbiamo, surrealista. assolutamente, questa sera abbiamo festeggiato il rock, quindi abbiamo il Trante Rock, Atlante Rock, qua. E questa sera c'è stato un piccolo problema con le tasse all'inizio, perché praticamente è stato tassato l'aperitivo, quindi E non noi la non prendeva sappiamo, nessuno. E non la... Gentiloni, il presidente dice che la crisi è finita, però qui ci hanno tassato l'aperitivo, non sappiamo il perché, vabbè, lo scopriremo. Prendiamo atto. Prendiamo atto di questa cosa, noi siamo consapevoli, quindi questa sera qui al Grande Mangia come scrivi abbiamo Antonio Tacete che ci leggerà un pezzo della sua ultima opera, faticosissima ultima opera. Vai Antonio. La lepre. Che bei ricordi ottocenteschi aveva Villa al Nano del Monferrato. Rammento quando aveva passato la settimana soggiornando nella casa del contadino Leprello Pappardelli e una sera d'estate un venditore di trifola sulla sua carrozza nera, intagliata come un tartufo gigante spozzato, butterato e noccoso, aveva venduto passando davanti al casolare a questo qualche tubero. Mentre i figli del mezzadro in un'aia gigantesca disegnatovi una pista gareggiavano di corsa e calzando scarpe fatte di stoppo a paglia, rapprese con fili di corda, e la lepre, anziché farla un'atleta, come nelle gare di atletica del campione zatope negli stadi gremiti di spettatori, era un animaletto con le orecchie a sventole e il pelo beige che tirava la gara precedendoli. E Villa il Nano, come cronometro, usava una balzana clessidra, un silos verticale pieno di mangime per maiali, a cui toglieva il tappo quando lo starter con una pistola scacciacani dava la partenza e lo stoppava quando la corsa era finita, così a seconda del mucchio di ghiande che vi si era accumulato, stabiliva chi aveva corso il minor tempo. Poi, mentre una sorella di Leprello covava col sederone caldo le uova al posto delle chiocce, il nano con i figli bambini, detto albume, mamma Dio e vaccazzo, nuotava nell'acqua delle risaie, si rotolavano nel letame ed infine, siccome maleodoranti, facevano la gara a chi prendeva più mosche a tratte e volanti intorno al loro tanfo, acchiappandole dentro ai pugni. La notte, Villa, il nano e gli altri si alzavano ed andavano nella trattoria del paese vicino a bere liquori e a comprare sigarette. Sito lì era una rivendita di tabacchi del monopolio di Stato. E rincasati ne fumavano sotto il portico fino all'alba e le vecchie pregavano tutte le notti le sveglie Sant'Antonio Abate di proteggere le loro micche. La domenica la famiglia tutta il nano, vestitisi abiti bianchi e pacchiani da festa, andarono alla messa e poi al mercato del bestiame. Siccome la settimana era volta al termine, Villa il Nano la sera di quel giorno partì su una carrozza di un venditore di spaventapasseri ed arrivò a Torino in stazione, dove prese il treno e così rincasò a Parma. Grande, grandissimo Antonio. Chiudiamo questo 150esimo Mangia come scrivi con una bellissima veramente Pagina di cui dottor. performance del Letta grande bene, Tacete, letta letta bene, letta bene, bene, letta capito? bene, letta Quindi bene. bene, quindi dai un saluto, diamo un saluto ad Andrea Negri che ci manca sempre, E purtroppo il dottor Gianluigi, Negri, che non dottor mi ha neanche Gianluigi, citato, che e non mi ha neanche esatto, a citato. tutti gli utenti di stadiotardini.com, giusto? Ok.